Presidente Mucciconi, siamo quasi ai margini della nuova stagione, ma che stagione sarà e soprattutto dove giocherà il Giulianova? Lorenzo, questo è il punto cruciale, il dilemma di questo momento. A noi toccava rifare un campionato di eccellenza, toccherà rifare un campionato di eccellenza, però, come ben tutti sanno, perché adesso è diventato un po' un caso del momento, quindi noi stiamo aspettando, dovremmo aspettare ancora qualche giorno per definire e capire bene quale sarà l'evolversi di questo tourbillon di situazioni che si stanno generando. Tanti contatti con altre società, ovviamente, su tutte, la trattativa con Salvatore Di Giovanni, presidente del Notaresco, che ha annunciato pochi, giorni fa, anzi forse poche ore fa, l'addio al Notaresco, appunto. Però si intrecciano le vicende anche del Teramo Calcio, oltre che quelle del Giulianova, si intrecciano forse le vicende dell'Aquila Calcio e un po' si intrecciano anche le vicende del Notaresco, che non vuole assolutamente perdere il calcio che conta. È una bellissima telenovela. Se Sì. uno l'avesse scritta, magari non sarebbe riuscito a farla così intrigante. Quindi è vero, noi che siamo in questo momento i protagonisti di questa telenovela, non sappiamo dare una risposta. Quindi è per far capire quanto intrecciata essa è. Hai detto bene, hai fatto l'analisi completa. C'è di mezzo la situazione del Teramo Calcio, c'è di mezzo la situazione di un paese che è notaresco, c'è di mezzo, tra virgolette, dove noi ci siamo entrati, ma non volendo in questa trattativa, ma ben lieti di poterla fare. Ad oggi ci troviamo, ecco, c'è l'Aquila Calcio, perché anche lo stesso Di Giovanni era Intenzionato, diciamo, a intenzionato trasferirsi a all'Aquila. ricoprire un ruolo dirigenziale, se non che da presidente dell'Aquila Calcio. Ci sono tante situazioni che si sono create, credimi, anche noi che la stiamo vivendo in prima persona, siamo dentro proprio a questo tourbillon di trattative, non riusciamo ad oggi a capire, a definire quello che potrà essere il futuro. Del Giulianova, ma Ma del Giulia, guarda, il Giulianova il futuro è ben definito. Il Giulianova ha un programma quinquennale, un programma bello concreto, bello però, assodato. Presidente, un conto è l'eccellenza e un conto è la Serie D, ovviamente, no? Il programma è quello, però poi cambiano gli obiettivi, soprattutto in fase di mercato. Bravissimo, però ecco, non voglio rimangiarmi quello che ho detto l'anno scorso quando abbiamo cominciato questo bellissimo programma tutti insieme, che noi avremmo fatto un campionato d'eccellenza, saremmo anche potuti retrocedere, ma il problema non si poneva. È vero che l'appetito viene mangiando, è vero che abbiamo fatto un campionato al di là di qualsiasi aspettativa, è vero che si è ricreato un entusiasmo, è vero che noi al nostro pubblico saremmo stati lieti e grati di potergli regalare un palcoscenico più adatto alle loro esigenze, soprattutto a Certo. quello che loro meritano. Detto questo, Possiamo stabilire dei tempi, Presidente, cioè allora, nel secondo senso, me, ovviamente il Giulianova il programma ce l'ha, però deve programmare da qui a qualche settimana perché tra un mese circa, se non erro, si comincia con la prima sgambatura sotto l'aspetto atletico. noi con tutto lo staff ci stiamo muovendo, sia per l'uno che per l'altro campionato. È normale che ci eravamo quasi illusi che la trattativa fosse giunta al termine. Ma come tu ben mi insegni, perché vivi da tanto Fino a tempo il quando non mondo ci del sono le calcio, fino a firme. quando non c'è la firma di un qualsiasi cosa si essa voglia, non si può cantare vittoria. Qual è il tempo ultimo? Io penso di averlo capito. Secondo me il tempo ultimo è il 22 di giugno, il giorno in cui il Teramo, mi auguro, possa Risolvere i problemi di risolvere i iscrizione. problemi di iscrizione e magari Di Giovanni si potrà sentire più libero di poter cedere, come lui da lui promesso, il titolo al Giulianova, e noi potremmo dare di conseguenza il titolo al Notaresco Calcio, lasciare soprattutto contento un paese come il Notaresco, perché comunque, tra virgolette, Merita di disputare quel merita campionato. di disputare quel campionato. Però Alessandro, questo è il termine sotto l'aspetto tecnico e burocratico, no? Voi potete attendere fino al 22. Io so che il presidente Di Giovanni ascolterà questa intervista. C'è un termine da dire
proprio a lui, nel senso... Giulianova è bello per questo, perché è un paese molto caldo, e credimi che questi giorni stanno diventando quasi insopportabili, perché comunque c'è una pressione, c'è una situazione particolare che si vive a Giulianova, poi vengono alla luce malintesi, chiacchiere, certo, vocifere... Dopo... E anche i rapporti personali possono rovinarsi. Si possono rovinare, quindi è vero che noi abbiamo aspettato ed è giusto che aspettassimo. Però adesso, ad oggi, a domani, a dopodomani dobbiamo giungere a una conclusione, perché non abbiamo più, purtroppo, tempo da perdere, perché noi dobbiamo comunque programmare un campionato e soprattutto sapere la categoria, ovviamente. Da buon signori, quelli che comunque noi siamo, sia io che Di Giovanni, ci eravamo dati dei tempi, noi li abbiamo rispettati, penso che anche lui li rispetterà sia per un sì che per un no. Possiamo dire domenica come termine ultimo? Io immagino Alessandro Mucciconi, la dirigenza giallorossa del Giulianova, è disposta ad attendere almeno fino a domenica? C'è allora, tempo? Noi, il tempo già era ieri, ok? È normale che se si potrà trovare la formula per essere in un campionato di Serie D, è normale che si possa aspettare fino a domenica. Ma poi domenica, magari, trovarsi con un no... E lì poi, capito, comincia un po' a dispiacere. Quindi preferisco un no secco stasera che un no domenica. Se invece fosse un sì di domenica, allora lo aspetterei. Se un sì, Presidente, forse potete attendere anche lunedì mattina. Possiamo attendere anche... No, però ecco, allora tu mi capisci, è proprio una situazione qui della città, perché sì, Giulianova non è semplice da gestire. Noi ci è trovato qui che ci siamo... E vi ringrazio per l'ospitalità, perché ogni presi qualvolta... da una riunione che si protrarrà fino a stasera tardi, quindi noi stiamo lavorando, il nostro obiettivo è quello di riportare e di continuare il progetto che abbiamo cominciato l'anno passato, quindi ci farebbe tanto più piacere poterlo continuare in Serie D, ma se ciò non fosse, noi continueremo a fare bene quello che sappiamo fare. Allora facciamo una cosa, Presidente Mucciconi, lei non lo farà mai per educazione, per correttezza e per trasparenza, lo faccio io. Faccio l'appello a Salvatore Di Giovanni, qui Presidente attendono fino a domenica sera, dopodiché Mucciconi e i suoi collaboratori prenderanno, da quello che ho capito, un'altra strada. Siamo costretti, ma per una questione appunto di tempo, no? Di programmazione, di organizzazione. E soprattutto mi voglio un attimino togliere da questo peso, perché sta diventando un peso. Per me il calcio deve essere un piacere. Piacere, e questo così diventa uno stress. Quindi io non sono abituato a dire una cosa per l'altra, come non è abituato Di Giovanni, perché noi siamo rimasti che ci saremmo risentiti, abbiamo preso un po' più tempo. Però è normale che adesso bisognerà fare delle scelte, o con un sì o con uno. Amici più di prima. Ci farebbe tanto piacere poter fare la D, dare la D ai nostri tifosi, anche se non conquistata sul campo, ma poi saremo noi a far vedere quello che valiamo sul campo e come saremo bravi ad organizzarci. Grazie Presidente Mucciconi, sempre gentile nell'ospitalità, noi pronti a tornare nel momento in cui dovessero esserci notizie ufficiali su questo cambio, diciamo così, di categoria. Noi Lorenzo ti aspettiamo e ti ringraziamo per quello che tu fai per questa categoria e per il calcio in generale. Grazie mille, Presidente. Grazie.